Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Mi ero completamente dimenticato dell'esistenza di questa partita così importante. Oggi ero lì, insomma, stavo facendo il calendario dei pronostici da fare. Stavo soprattutto controllando la schedina, anzi, la schedona. Ho detto, ma domani sera c'è questa partita, perché non l'ho ancora registrata? Tra l'altro è la più importante da tutte le partite che ci sono, quindi sarà Bayern Monaco-Siviglia, la finale di Supercoppa Europea, anzi l'unica partita di Supercoppa Europea, e tra l'altro, avendo fatto anche pronostico sia della finale di Champions League che di Europa League, non poteva mancare questo, veramente non poteva mancare. Quindi direi subito di andarlo a giocare. Ho sistemato la formazione, del Bayern secondo l'ultima partita che ha giocato. E invece la formazione del Siviglia, non avendo ancora giocato una partita ufficiale, perché appunto è stata rimandata la sua prima partita di campionato, per via che insomma hanno finito più tardi e hanno la Supercoppa, e in sostanza hanno rimandato appunto la prima partita di campionato, che penso fosse contro l'Elche, se non vado errato. È la prima volta che gioco un pronostico di Supercoppa Europea su FIFA, anche perché insomma la licenza della Supercoppa Europea FIFA 20 è il secondo capitolo che ce l'ha. Facciamo comunque, teniamo conto che io pronostici li faccio la FIFA 18, e sarebbe la terza volta che ho l'occasione di farlo, la seconda, perché a FIFA 18 insomma c'era già stata la Supercoppa. Non l'ho fatta l'anno scorso, questa non la faccio, me l'ero già promesso, e quindi ragazzi siamo qui. Prenderò il Bayern, squadra che non ho utilizzato nel pronostico della finale di Champions League, che si è svolta il 22 mi pare d'agosto, 23. Ho giocato col PSG il pronostico della Champions League e con l'Inter il pronostico dell'Europa League. E non vi spoilerò i risultati, ragazzi, sono comunque nella playlist delle previsioni partite nel canale, potete tranquillamente andarle a vedere. E quindi ragazzi, insomma, sono due squadre con cui non ho mai giocato, perché ho sempre usato le squadre che hanno giocato contro, parlando comunque recentemente. Tra l'altro adesso sulla manica sinistra dovrebbe esserci scritto 6 per il Bayern. Penso che il Siviglia giocherà con la maglia bianca, anche perché c'è grossa distinzione tra la maglia bianca e quella rossa del Bayern Monaco. Però ragazzi, giocare con quella blu non è una brutta scelta, non è una brutta alternativa. Lo stadio sarà lo stadio Puskas Arena di Budapest in Ungheria, e ovviamente non essendoci, volevo giocare la Donbass Arena, che comunque lo stadio dello Shakhtar è lo stadio più simile che c'è a questa Puskas Arena, ma in realtà non c'è neanche quello. Quindi giocheremo allo stadio Olympic, che è in sostanza quello che dovrebbe essere il San Paolo, e ce lo faremo andare bene così. Pronostico di Supercoppa Europea, ragazzi, si inizia con Lewandowski alla battuta. Sané, Vasilic, testa, mette fuori Navas, e subito si fa vedere un nuovo acquisto, Leroy Sané, che non ha assolutamente problemi a far sentire la sua presenza. Va dentro, c'è il gol di Rakitic. Gol di Rakitic al settimo minuto per il Siviglia. E adesso si fa tosta. Adesso si fa tosta, ragazzi. Filtrante per l'ex Barcellona. Neuer esce, si fa bucare sotto le gambe. Non capisco perché un portiere così, ragazzi, si faccia veramente beffare in questo modo. 1-0 per il Siviglia. Gol di Rakitic e ripartiremo da Lewandowski. Sané, Vasilic. Secondo tiro in porta, ragazzi, ancora il portiere del Siviglia che ci mette una pezza. Boateng! Jérôme Boateng! Decimo minuto, pareggia già il Bayern. Che colpo, ragazzi, che
precisione assurda del cross. Andiamolo un attimo a rivedere. Penso fosse stato Goretzka a crossare verso Boateng, che colpo di testa in diagonale, ragazzi, batte Vasilic, che comunque aveva fatto due ottime parate. Non so se poi sono parate bug, quello me lo dovete far sapere voi. Fatto sta che Boateng fa 1-1 e si riparte, ragazzi, da dove avevamo cominciato. Non c'è poi tanto, da dove avevamo cominciato. 1-1. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Può metterla in mezzo De Jong. Rakitic. Rakitic, De Jong, palo! L'ha messa dentro di testa. Gol del Siviglia. Gol del Siviglia, ragazzi, hanno un possesso palla che veramente non avete idea. Müller dentro. Lewandowski 2-2 al 27esimo. Contropiede fulmino del Bayern Monaco, ragazzi. È una partita che me la sto sudando, che non ne avete idea. Qua ora tutto il bene del mondo, ma Lewandowski che sbaglia questo è veramente raro. E quindi fa 2-2 il numero 9 del Bayern Monaco. Adesso il risultato si sta facendo un po' assurdo, a dire la verità. Cioè 2-2 dopo 27 minuti non è una cosa che succede spesso. E comunque Lewandowski porta a casa il secondo gol del Bayern Monaco. E speriamo che comunque disattenzioni del genere non succedano più. Lewandowski, Müller! 3-2, ribalta tutto! Ma che partita è! Signori! Müller ribalta tutto! 3-2! Per loro sicuramente si augurano assurdo così. Assurdo, la regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Prossimo pronostico, ragazzi, il tecnico dimostra di non gradire sarà l'atteggiamento dei giocatori e vediamo se Roma Juventus. Mi raccomando, ragazzi, sul canale questo fine settimana, tra l'altro approfitto per dirvelo, stavo controllando adesso appunto il calendario dei pronostici. 3-2, adesso proviamo a chiuderci un po' dietro. Neuer! Cosa ha preso? Non so chi avesse tirato. Forse Franco Vasquez, non lo so. Neuer la prende. E al 40esimo siamo. Insomma, il Bayern Monaco è ancora vivo. Attenzione a Sané, minuto 60, 4-2. Adesso la partita si fa ipoteticamente in discesa. In questo periodo che sicuramente taglierò, sono successe diverse occasioni, ma non occasioni clamorose. Più che altro abbiamo perso tante palle a centrocampo e abbiamo avuto la fortuna che la difesa le ha recuperate. L'importante, ragazzi, è che Sané, con un assist di Lewandowski, sfrutta la sua velocità e incrocia dove Vasilic potrebbe, ma non è così scontato che ci arrivi. Non capisco perché ogni gol che facciamo inquadrano l'allenatore di Siviglia che si dispera. Leroy Sané si fa sentire, come già detto inizio partita, ragazzi, si fa sentire e anche molto fortemente. 4-2, tra l'altro 4 marcatori diversi, anzi 6 marcatori diversi contando anche il Siviglia. Susso! Boh, non so chi abbia tirato. Comunque, no, questo non è gol. Fornetto di Ocampos, ma non può sbagliarmi Stirling di Noia. Prova a fare entrare Davis. Provo. È fortissimo. Però su FIFA è solo 77. Lo faccio entrare al posto di Hernandez. È vero che l'overall non è tutto, però speriamo sia una scelta giusta. Sale Ocampos.
Ocampos, questo destro, ragazzi, totalmente fuori. 72esimo, però la baracca regge, la baracca regge, anzi, da come la partita, il tutto quanto regge anche troppo bene. Attenzione al Siviglia, altra parata di Neuer. E ora vabbè, mi tolgo lo sfizio 80esimo di togliere Lewandowski e far giocare Zirkzee, come si pronuncia. Vabbè ragazzi, voglio togliere lo sfizio. Si potrebbe subire un gol potenzialmente, ma non due. Ecco la gufata. Ancora attenzione di testa. Pericoloso, due minuti di recupero. Dai, vediamo se riusciamo a fare l'ultima azione. Vediamo se riusciamo a farla. No, Zirkzee è lento. Ed ecco qua che finisce Bayern Monaco, che secondo noi vince la Supercoppa Europea 4-2. Tra l'altro ragazzi, 5 dei 6 gol tutti al primo tempo. Da come si era messa la partita all'inizio pensavo a un risultato assurdo. E invece ragazzi, risultato sì, grosso, ma secondo me abbordabile, abbordabilissimo. Ecco qua dovrebbe alzarla Neuer la Supercoppa Europea. Infatti c'è la faccia di capitano. Davvero leggendario. Un po' di emozione la provo anch'io, onestamente, Pier. Bello vivere proprio da qui, una fortuna, un privilegio. Finalmente anche loro possono lasciarsi andare. Tanto ragazzi, che ora ne approfitto per dirvelo, la Slaio ha giocato l'uno secco del Bayern. Ha portato 1,37, quindi c'è piuttosto scontato, però si sa che queste sono partite che vanno vinte, sono partite secche e potrebbero ogni tanto riservare qualche sorpresa. Ho giocato l'1 di Inter-Fiorentina, che secondo me l'Inter se la può portare a casa con la squadra che si è fatta. 1x Napoli-Genoa, Benevento-Inter 2. Cosone Milan x 2. E stasera, che oggi è mercoledì, giorno della registrazione, sicuramente il video uscirà giovedì, Olimpia con Sommone e Nicosia. Speriamo di non aver fatto un pasticcio mettendo un 1 secco e non 1x. E insomma ragazzi, terminiamo questo video con 7 tiri in porta, 6 per il Siviglia e il 57% di possesso palla loro. Quindi direi anche una partita piuttosto vinta, con una buona dose di fortuna. Io vi ringrazio per la visione, lasciate like e iscrivetevi, perché per me sapete che è molto importante. E noi ci vediamo veramente presto, torneremo nel fine settimana con, come già detto, Roma-Juventus. E poi non so se ci saranno altre partite, ma ci sta. E grazie della visione ragazzi. Ciao a tutti e un bacione.